Uccideteli ovunque li incontriate. In un video ultraviolento di 17 minuti messo in rete dall'ISIL questa domenica, l'organizzazione terrorista ha pubblicato la rivendicazione postuma del comando di uomini che ha attaccato Parigi lo scorso 13 novembre. Assente Salah Abdeslam, il decimo uomo, l'unico sopravvissuto del comando. I terroristi sono presentati con il nome di battaglia, nove leoni del califfato che hanno dato la vita per la causa. Quattro erano francesi, tre belgi. Gli ultimi due, non ancora identificati, sembra fossero iracheni e sono entrati in Europa dalla Grecia con passaporto siriano. Con alle spalle un paesaggio desertico, sette di loro si presentano di fronte alla telecamera con un prigioniero che uccideranno senza pietà. Dopo aver pronunciato una valanga di minacce e insulti contro Francia e Occidente. Vous dormez avec eux, vous mangez avec eux, avec ces couffards. Alors que vous pourriez au moins montrer un peu de fierté, leur cracher au visage, si vous ne pouvez pas trouver une arme, ou leur casser la tête avec une pierre. Si j'ai pris des mesures. Con un'abile manipolazione delle immagini, il video mostra anche l'uccisione del presidente francese Hollande, che questo lunedì ha ribadito che prolungherà lo stato d'emergenza. Non cederemo su niente, né sui mezzi per garantire la sicurezza del nostro paese, né sulla sua libertà. Votez pour ce gouvernement. Voilà le résultat. Alla fine del video, l'ISIL minaccia anche Cameron e la Gran Bretagna. Nous sommes solidaires avec vous. Nous sommes tous contre. We stand with you. United, 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 united.